È stata inaugurata via Pino Daniele. Da ieri mattina Vico Donna Albina è stata intitolata al celebre cantante napoletano alla presenza del sindaco Luigi De Magistris, dell'assessore alla cultura Nino Daniele, di diversi esponenti della musica partenopea e di fan del cantautore scomparso lo scorso gennaio. La strada è nelle immediate vicinanze della sua casa natale e dei luoghi che hanno ispirato i suoi primi successi musicali. Durante l'evento, amici e colleghi hanno ricordato Pino Daniele con aneddoti ricchi di nostalgia, senza però mai dimenticare il carattere gioioso del Nero a metà. I ricordi vengono veloci, no? Il pullman, quando viaggiavamo sul pullman, e lui si metteva dietro con la sua chitarra che non l'abbandonava mai, io mi mettevo con le mie bacchette con una punta in gomma per non dare fastidio. Ricordo l'ultima volta che l'ho visto, era esattamente prima di Capodanno. Ci siamo sentiti e abbiamo parlato di progetti futuri. E questi progetti futuri rimangono in maniera metafisica, però nel mio animo ci sono. Un bambino con la chitarra in mano, quindi una persona stupenda. Per me Pino non è morto, sta qui. Presenti all'inaugurazione anche i fratelli del cantautore. Il più bello è quando ha detto c'è la febbre. E mi ha messo la mano in testa. Io avevo febbre, sudavo, però poi non ci ha detto. Non c'ho febbre, l'ultima volta che l'ho visto. L'evento è stato particolarmente sentito dalla gente del quartiere che, dopo aver applaudito e intonato uno dei più grandi successi di Pino Daniele, Napulè, ha ricordato il rapporto che il cantante ha sempre mantenuto con la propria città di origine. Veniva a Napoli, qua ci veniva a trovare. È indimenticabile. E lui è il nostro cuore, è nel nostro cuore, quindi comunque è sempre qui presente.